Per la Biblioteca Universalis di Taschen, Chinese Propaganda Poster. Questo libro, che è molto carino, guardate anche la copertina sotto la sovracoperta, è una raccolta di tutti i poster che sono della Cina, della Repubblica Popolare Cinese, suddivisi per, qui c'è un'ampia introduzione che racconta il ruolo del poster in quel periodo, che racconta appunto come venisse vissuta la vita di tutti i giorni e come il governo volesse influenzare tramite questi poster il pensiero e l'atteggiamento del popolo, della gente comune. Nell'introduzione una delle protagoniste di questi poster, Ang Lee, direi, ci racconta come per lei sia stato un onore incredibile diventare un protagonista di questi poster, perché era stata individuata come la personificazione proprio del contadino, del lavoratore perfetto, quindi col cappello di paglia, la camicia arrotolata e tutte le caratteristiche proprio appunto di chi lavorava nei campi. Come vedete qua dall'inizio dei capitoli, il libro è in inglese, ogni capitolo è dedicato a una parte particolare della vita di tutti i giorni e della cultura cinese, come doveva essere affrontata. Naturalmente Mao Zedong è dominante. Diciamo che anche dal punto di vista grafico è veramente bellissimo, perché intanto ci sono sempre questi volti sorridenti e ci fanno vedere un po' come fosse insomma concepita la quotidianità in Cina in quegli anni. È dedicato molto anche ai rapporti con l'esercito, come doveva essere il soldato perfetto. C'è un capitolo dedicato alle figure femminili, dove si dice che a pari lavoro, pensate, a pari lavoro deve corrispondere un salario uguale. Il patriottismo, che naturalmente viene moltissimo esaltato ed è una delle qualità più importanti. Questi poster sono accompagnati dalla scheda che descrive chi è l'autore e quando sono stati prodotti e perché. I bambini, ecco, vedete tanti bambini che sono il futuro, no? della nazione, quindi sono ritratti sempre in pose sorridenti, felici, con questi abiti multicolori. Quindi, Chinese Propaganda Poster è senz'altro un libro molto interessante dal punto di vista grafico ed estetico, nonché poi anche storico, perché poi parla di un momento della Cina, Cina che adesso è, diciamo, molto importante e molto presente anche nel nostro mondo occidentale.